È un piccolo, modesto progetto che riporterà vita al centro storico, insomma, alla sommità del corso, piazza Fontana Luminosa, cioè ci sarà questa nuova piazza, il parco sarà vissuto ancora di più indubbiamente. È un'opera naturalmente che è nata per sostituire la sala dei castelli, e così è nata, e così deve essere. Però insomma credo che la città l'amerà perché questo è un luogo amato, insomma. Io devo dire che più che dell'auditorium che vedremo ormai tra 2 mesi, perché siamo vicini all'inaugurazione, volevo esprimere la mia commozione per rivedere l'Aquila che vive, perché ieri siamo arrivati nel pomeriggio, c'era vita nelle strade, insomma, il corso comincia a vivere. Non è vero che l'Aquila è distrutta, l'Aquila è sofferente, ha sofferto, ma insomma bisogna riportarci la vita, ed i segni ci sono. Io stamattina la colazione l'ho fatta nel corso, insomma, ed è splendida questa città meravigliosa. Quindi questo è un modesto contributo, ma è un modesto contributo che è fatto per quello scopo, per riportare la vita nel cuore storico della città. Vittorio Sgarbi qualche mese fa all'Aquila ha detto che in realtà più che fare delle opere provvisorie sarebbe il caso di rimettere in sesto i monumenti storici, quindi quelle sono le priorità, per cui ha criticato fortemente chi ha assegnato l'opera e in parte anche lei che l'ha accettata. Chi questo? Vittorio Sgarbi. Vabbè, sì, vabbè, d'accordo, ma insomma, sì. Certo che difatti la priorità è recuperare gli edifici della città, gli edifici storici, su questo non c'è ombra di dubbio. Questa è un'opera temporanea molto molto, molto modesta, che non può certo mettere in pericolo la necessità di recuperare la città, questo non bisogna esagerare in questo senso, ma non, su questo siamo perfettamente d'accordo. La priorità dell'Aquila è recuperare l'Aquila, recuperare gli edifici storici. Quindi lei ha fatto bene ad accettarlo? Di farlo? Assolutamente, sì, sì. Che consiglio vuol dare a chi deve ricostruire? Vabbè, questo sarebbe un po' generico dare dei consigli così. Questa è una città che è straordinaria, ha dei monumenti storici che devono essere recuperati e bisogna riportare la vita in quei monumenti storici. E effettivamente non bisogna cadere nel tranello di pensare di fare altri edifici, perché questi altri edifici porterebbero via la vita. E difatti questa sala sostituisce quella del castello. Che non sarà... è un altro edificio. Questo non è un altro edificio. No, perché è un edificio, vedo una vena polemica nelle tue parole, ma bisognerebbe anche smettere con questa storia, ma certo che no, è un edificio effimero, temporaneo, che serve per riportare la vita qua, e a questo punto, quando la sala del castello sarà finita, questo edificio se ne andrà perché avrà svolto il suo ruolo, quindi non vedo bene perché prendersela tanto. Quindi non diventerà una struttura definitiva? Ma no, non è per natura una struttura definitiva. Se poi la città deciderà di tenerla perché l'amerà a questo punto, questo è un altro discorso, ma non è nelle intenzioni, non è nella tecnica. Anche il fatto di farla di legno è evidente che dà questo aspetto effimero, perché è effimero, non è di pietra, è un edificio che è fatto apposta per essere asismico, come è giusto che sia, e per essere temporaneo. Sulla collocazione anche c'è stata qualche polemica? Sì, beh, soprattutto su questo, se ho capito bene. Sì. Si poteva fare altrove? Vabbè, si può fare tutto altrove, però è giusto che la vita torni nella città storica. E qui siamo ai margini della famosa zona rossa, quando si cominciò, questa è la zona più prossima, che però non cadeva nei divieti, insomma, di costruire, quindi era una scelta fatta d'altronde dalla sovrintendenza assieme al comune, non è stata nemmeno una scelta nostra, ma è una scelta che io trovo giusta, perché porta la vita dove deve portarla, e lo sarà a partire da settembre, da ottobre, quando apriremo, questa sarà un'altra piazza dove la gente si troverà, e tra l'altro poi riporterà anche la vita nel castello. È chiaro che bisogna però continuare l'opera di restauro del castello.